E dopo la maturità, quale futuro? Ne parliamo con i centisti che hanno partecipato all'iniziativa 100 alla maturità della tecnica della scuola. Do il benvenuto a Luca Palumbo. Ciao Luca. Buongiorno, grazie. Buongiorno e congratulazioni per il tuo 100 alla maturità. Luca, per spezzare il ghiaccio iniziamo dai tuoi progetti immediatamente successivi al diploma. Viaggio all'estero o cosa? No, purtroppo le condizioni sanitarie non mi hanno permesso di fare il consueto viaggio all'estero, però insomma mi accontenterò di viaggiare un po' per insomma, la mia regione, la bellissima Campania, e riposarmi soprattutto, riposarmi dopo tanto lavoro. Luca, progetti invece più a lungo termine, scuola o lavoro? Anzi, università o lavoro? Cosa vedi nel tuo prossimo futuro? Si prosegue con la carriera universitaria. Dopo lunghe considerazioni e meditazioni farò giurisprudenza. I miei progetti ancora più a lungo termine sarebbero quelli di perseguire la carriera diplomatica, quindi un percorso irto di difficoltà, però che reputo molto soddisfacente. Mai pensato all'insegnamento, Luca? Diciamo è fra le prime cose che ho considerato quando si è trattato di pensare un po' al mio futuro professionale. Mi intriga molto la prospettiva dell'insegnamento, però penso che il percorso diplomatico batta tutti. E quindi quali erano le altre opzioni che avevi messo in campo? Diciamo che io non ho mai avuto, come dire, una propensione per una particolare materia. Diciamo che mi piace un po' tutto, quindi ho considerato varie ipotesi, anche medicina. E chiaramente medicina e giurisprudenza sono due percorsi abbastanza diversi, però alla fine, considerando bene le mie attitudini, quello che mi piaceva e mi piace effettivamente fare, sono giunto a questa conclusione. Ok. Luca, per tornare con uno sguardo alla scuola, al tuo percorso scolastico, hai avuto esperienze oppure hai conosciuto compagni che hanno avuto esperienze di cyberbullismo? Ne ho conosciuti, però soprattutto alle scuole medie, non tanto nel percorso delle superiori, insomma eravamo una classe molto affiatata, quindi non ci sono stati episodi rilevanti di cyberbullismo, però devo constatare che è un fenomeno veramente ostico e che si ritrova un po' dappertutto, a meno che non ci sia, ecco, un gruppo classe molto affiatato e anche un corpo docente pronto e disposto all'ascolto. Ma cos'era avvenuto? Cos'era avvenuto alle medie? Diciamo c'erano dei ragazzi che tendevano un po' ad isolarsi e chiaramente non erano ben visti dal restante gruppo classe, e quindi anche sui gruppi WhatsApp si sono dette un po' di cose non molto graziose. Ecco. E i docenti in che modo intervenivano in questo contesto? Innanzitutto bisognava parlare con i docenti, altrimenti chiaramente gli insegnanti non possono sapere quello che succede nei gruppi WhatsApp oppure nella cerchia ristretta dei rapporti fra studenti. Quindi bisogna innanzitutto che qualcuno parli, che sia uno studente, che sia anche un genitore, se lo studente ha timore o vergogna. Quindi bisogna innanzitutto parlare. Gli insegnanti poi, a loro volta, devono cercare di respingere quanto prima questi fenomeni, parlando alla classe e soprattutto mostrando a chi è responsabile le conseguenze e il significato di questa condotta. Non so se hai mai sentito parlare di DDL Zan, quindi ti chiedo se ne hai mai sentito parlare e se pensi che sia utile una giornata contro l'omotransfobia nella scuola. Sì, in questi giorni, in queste settimane se ne è molto parlato, se ne è molto discusso e ne abbiamo discusso anche a scuola, nelle ore di filosofia, ma anche nelle ore di cittadinanza, perché chiaramente al quinto anno bisogna affrontare anche certi problemi. E io penso che assolutamente sì, sia una questione molto rilevante da affrontare nelle scuole, anche perché se, come vuole qualcuno, queste problematiche, come dire, si gettano nell'ombra,
E poi dobbiamo aspettarci dei fenomeni di, ecco, di odio e di intolleranza che sono veramente sgradevoli. Quindi quanto prima se ne può parlare nella maniera più aperta e quanto più aperta, come dire, e saggia possibile. Trasparente. Appunto, la trasparenza è un dato fondamentale, perché altrimenti si ingenerano soltanto dei sospetti, dei preconcetti e dei pregiudizi che non piacciono, veramente non piacciono. Anche in questo caso ti chiedo, hai avuto tua esperienza o i tuoi compagni hanno fatto esperienza di omofobia in classe o fuori dalla classe? No, proprio di omofobia non, all'interno della mia classe no, non ci sono stati casi del genere, però posso immaginare quale disagio si provi in queste circostanze, per questo quanto prima se ne parla e quanto meglio se ne parla, meglio è. Un'ultima domanda, Luca, cosa auguri ai tuoi coetanei e in generale come vedi il futuro della generazione Z? Ma è una generazione che, almeno per quanto mi riguarda, molto dedita allo studio, al lavoro, all'impegno. Conosco molti ragazzi, miei coetanei, anche di poco più grandi, di poco più piccoli, che sono veramente dei ragazzi quadrati, no? Come si dice. E quindi mi auguro tutto il bene, mi auguro soprattutto, ecco, prima se ne parlava, un futuro più tollerante, un futuro più accogliente, più plurale, e insomma che ciascuno riesca a realizzare i propri sogni, ecco, le proprie aspirazioni. Grazie Luca. Grazie a voi. E alla prossima con il nostro appuntamento dopo la maturità, quale futuro?